A tutti e benvenuti in questo nuovo video su Minecraft. E oggi siamo qui tutti ritornati con un nuovo video su Minecraft. Ho appena finito di fare il video esperimenti con le TNT, quindi ancora sto a giocare a Minecraft. E mi sto divertendo nella montagna. Perché non so più dove abito e mi devo costruire una casa. Già notte, rimetto giorno. Ecco. Voglio insegnare quell'anno. Lana al fuoco. Sì, cavalchiamolo, cavalchiamolo, è morto. Direi qui vicino l'acqua che sgorgerà questa montagna. Ci metto del tiritolo così la tappo. Qui però via via via, incendiamo le TNT, incendiamole, facciamole partire. Oggi ce l'ho con queste TNT, non lo so perché, mi vengono in mente così. A me i video mi vengono in mente, non copio da nessuno. È un po' così però. Come il video che ho già caricato alle 3 di notte. Mai giocare a Clash Royale alle 3 di notte. Pur se io ci gioco sempre, comunque. Qua, in questa valle di fiori, con l'acqua. Ma l'acqua ci deve stare. E poi il diamante. Prima ci mettiamo l'armatura. Ecco qui. E poi ci prendiamo questo. Iniziamo subito. Il pavimento della casa in oro. Logicamente io vado a fare una casa piccola, mica la vado a fare gigante. Infatti ora mi metto pausa e termino il pavimento. Ok ragazzi, credo che così vada bene. Poi iniziamo i muri. Allora, la facciata vorrei fare. Questa sarà l'entrata. Quindi qui facciamo un altro strato di oro. Sì, assolutamente. E che sto a fare? Non lo so, ho piazzato blocchi a caso. Viva il piazzamento dei blocchi a caso. È una casa in oro e diamanti e c'è sta la terra. Vorrei tanto mettere fuoco a quella pecora, non so perché, non so come ho fatto. Questo non è l'accendino, però. Ok. Così. Pure il porco, voglio mettere fuoco. Vieni qua, bello di papà, mettete a fuoco. È morto. Poi iniziamo decorando un po' la facciata. Direi di farla al 3, sì. Alta 2 dentro, però le colonne 3 qui. Poi facciamo così. 3, non so. 2 e 2 facciamo. Però qui. Ok, così. Non credo di caricare batteria, mannaggia. Aspettate un attimo.
Cioè, raga, ma voi guardate che ora sono 9:40. Registra stamattina, non so perché. Mi andava tanto di fare così, poi prendiamo i vetri. Si mette la tastiera. Prendiamo questo. Ed ecco qui ragazzi la nostra facciata. Non si trovano le porte però. Non fa niente. Praticamente uno entra così. E poi l'interno. Allora, l'interno sarà un po' difficile. Io direi di fare i blocchi in smeraldo. L'interno sì, smeraldo. Così, smeraldo. Ed ecco qui l'interno della nostra casa, diciamo casa, sì. Ho fatto metà smeraldo e metà diamanti. E la facciata metà oro e metà diamanti. Penso che sia bellissimo però. Il tetto, ragazzi, come lo vogliamo fare? Intanto metto le finestre qui, dove ho fatto i buchi. Qui e basta. Poi non so, ci vorrà sicuramente qualche torcia, qualcosa. Poi, allora, la stanza. Le stanze, penso così, sì. Sì, perfettamente. Quindi ragazzi, le stanze dovrebbero venire così. Più o meno 6 blocchi all'interno, sì, 7. 7 blocchi all'interno. Ma dove devo vedere il settimo? È questo. 1, 2, 3, 4. Beh. Avete capito, no? Facciamo così e ci facciamo pure il tetto. Almeno così già è completo. Di tutto. Scendiamo un attimo. Avevo messo un blocco all'interno. Che stupido. Poi non ce la faccio a fare un'altra stanza. Quindi. Solo una stanza. Ditemi qui sotto nel commento se devo aggiungere altre stanze, ma mi sa che lo faccio. Sì, assolutamente. Il tetto. Allora, il tetto qua in diamanti. Qua in oro. E noi ci vediamo con il risultato finale. Alla fine, ragazzi, il tetto è venuto così. Bello, eh? Cioè, veramente bellissima, la casa più bella che ho mai fatto in oro. Le porte sono un po' schifo, comunque. Eh sì, qualche torcetta ci vuole. Ma possiamo pure aprire un po' di più le finestre. Tipo qua. Nella stanza c'è abbastanza luce, sì, nella stanza sì. Oddio, in realtà qua non dovrei mettere finestre, comunque. Ci stanno comunque bene. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciami un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!